Oggi trasformiamo un vaso dozzinale in un cachepot davvero speciale. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state ragazzi? Io molto bene, ben trovati, ben arrivati nuovi iscritti, benvenuti, spero che stiate bene qui con noi. Oggi vi faccio vedere come ho trasformato questi vasi brutti dove erano contenute delle vecchie piante in cachepot bellissimi di grande design. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il fantastico cachepot come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare dei bellissimi cachepot portavasi riutilizzando dei vecchi vasi agghiaccianti che non potremmo altrimenti utilizzare se non per buttarli nella spazzatura. Invece di fare plastica, ricicliamola e trasformiamola in qualcosa di davvero elegante e di pregio. Ci occorreranno dei vecchi vasi, io ne ho due veramente bruttini e poi ne ho altri normali. Devo fare tanti cachepot, quindi potete usare sia questi che vendono, se li avete anche nuovi, che quelli appunto che tirate via dalle piante che via via acquistate. Pistola per colla a caldo e relative stecche, dei sottovasi della misura del nostro cachepot, e vi spiego come. Se il vostro vaso ha un andamento così retto, allora comprate un sottovaso che stia dentro al vaso. Se invece il vostro vaso ha un andamento proprio a vaso con la base molto più piccola dell'imboccatura, comprate un sottovaso che sia grande come l'imboccatura, quindi vaso e sottovaso più o meno della stessa grandezza. Poi ci occorrerà ferro da stiro, attenti a non bruciarvi, e una asse da stiro, delle forbici ben taglienti, del tessuto, qualunque tessuto voi abbiate a disposizione. Io qui vari scampoli di damasco e delle corde, dei cordoni, qualunque corda o cordone abbiate a disposizione. Io ho questi bordeaux e dorati. Per il primo sottovaso io utilizzerò questi due tessuti, che sono un raso molto vecchio che viene da una vecchia tappezzeria che avevo in casa, e un damasco anch'esso che ha compiuto i suoi mila anni, cioè almeno 40 anni questo ce l'ha, e vediamo cosa ne viene fuori. Andrò del tutto a fantasia. Cercherò di riutilizzare anche questa passamaneria che ho qui legata al mio raso. Di volta in volta infatti recupererò la maggior parte del tessuto possibile, in modo da creare cachepot sempre differenti tra loro, seppur tutti simili nello stile. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo il mio vaso e vedo quanto è alto. Il mio rivestimento deve rabboccarsi all'interno del collo del vaso e anche sotto adesso. Quindi taglio una striscia di tessuto bella lunga, che però riesca per dimensioni ad entrare anche dentro il vaso. Quindi taglio la prima striscia e poi, per farla più o meno tutto uguale, come vedete sarò approssimativissima, non approssimativa di più, non cucirò nulla, per me questo è un vanto non cucire nulla. Taglierò così le strisce di tessuto che mi servono, più un quadratino che mi servirà per ricoprire il fondo del vaso. Adesso metto da parte e prendo il raso, anche questo super antico, e lo ripiego, adagio quello che avevo tagliato prima e taglio. A questo punto taglio tante striscioline di circa 10 centimetri, così, senza prendere nessuna misura, delle due stoffe. Quindi vado e taglio tante striscette.
Non posso dirvi quante perché dipenderà dalla circonferenza del vostro vaso. Più grande sarà il vostro vaso, di più dovranno essere le striscette. Facciamolo sia col damasco che col raso, o nel vostro caso fatelo con le due stoffe che avete scelto di accostare. È arrivato il momento di stirare. Scommetto che non vedevate l'ora. Ogni striscia la divido a metà. Potevamo farlo anche prima, però io preferisco farlo dopo, perché a questo punto mi interessa proprio che siano tagliate a metà, cioè più piccole non mi servirebbero a nulla. Quindi tagliarle tutte impilate, secondo me, è più difficile. Quindi i tagli più stretti li faccio più di precisione. Avremo alla fine tutte striscette larghe circa 6 cm, sia di damasco ovviamente che di raso. Voi fatelo ovviamente con i due tessuti che avete scelto. Arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto di stirare. Il dritto del damasco è quello che ha il fondo in raso e il fiore in tessuto. Quindi divido la mia striscetta a metà e stiro bene ogni strisciolina in modo tale da non farle più perdere la piega. Io stiro a secco perché la mia tappezzeria non sopporta l'acqua. Se la vostra invece la sopporta, andate di vapore, così le righe saranno certe e non vi tradiranno più. Bene, e continuate a stirare le fascette fino a che non avrete concluso quelle di entrambi i tessuti. Dopo aver stirato, adesso è il momento di assemblare. Abbiamo qui due diversi tipi di assemblaggio. Se il vostro vaso è a V, con la tipica forma da vaso, mi raccomando che il sottovaso sia della stessa grandezza del bordo. Se invece il vostro vaso è più dritto, più a cilindro, diciamo così, prendete un sottovaso che stia all'interno del vostro vaso. Se la pianta che alloggiate volete che stia più su, per esempio il sottovaso è bello profondo e il vostro vaso è così piccolo e non volete che cada troppo in basso, prendete un sottovaso che si fissi all'altezza che desiderate. Per esempio il mio non va fino al fondo, si fissa leggermente più in alto e rimane leggermente più sospeso rispetto alla base, diciamo che si ferma a questa altezza, e a me va più che bene perché mi copre i buchi, quindi se dovesse esserci una fuoriuscita d'acqua non si verserà al di fuori del sottovaso, mentre se è questa la vostra opzione non dovete fare altro che con un po' di colla a caldo fissare qui dove non ci sono i buchi dello scolo, qui il vostro cachepot al centro del sottovaso, così, in modo da farlo stare ben fermo e bene al centro. Io adesso procederò con questo. Comincio con una fascetta gialla, prendo la mia pistola per colla a caldo, do un punto di colla e appiccico qua la mia fascettina, così la faccio scendere dritta dritta e appiccico anche qui sul fondo, così. Se c'è troppo disavanzo lo taglio ordinatamente, voilà. Se mi dà fastidio questa luccia che vola, la fisso. Ovviamente faccio la stessa cosa anche qui. Ho cominciato col raso, adesso prendo una fascetta di damasco, la sovrappongo per quanto voglio sovrapporla, prendo un punto di colla e la fisso sia sotto, accavallandola a quella precedente, che salendo piano piano così
anche sopra. Se voglio, non è obbligatorio, ogni tot posso dare anche un punto di colla a caldo al di sotto della delle fascette nella loro lunghezza, ma anche se non la diamo viene bene lo stesso. E adesso proseguo alternando fascette di raso a fascette di damasco, così. A questo punto abbiamo foderato tutto il nostro vaso, però all'interno è ancora così molto sguarnito, ma soprattutto nella parte in fondo è molto sguarnito. Allora cosa facciamo? Creiamo un fondo. Mettiamo molto semplicemente il nostro vaso su un piano e ritagliamo in tondo. Ritagliata la parte tonda, tagliamo un pochino, facciamo qualche taglio a raggiera, così. Piano piano e soprattutto senza bruciarci, ragazzi, svoltiamo all'interno, così, il bordo, in modo da lasciare più pulita possibile la parte esterna. Fatta questa foderina, non ci rimane altro che mettere sul bordo la colla a caldo, girarla sul vaso, così, e voilà, anche la parte inferiore è fatta. Adesso prendiamo qualche strisciolina di quella che è avanzata, quella che avevamo stirato esattamente a metà, e rifiniamo la parte interna del bordo. Come fare? Apriamo la strisciolina, così, facciamo una striscia di colla proprio nella parte vicina alla piega centrale e pieghiamo ognuno dei due lembi in due, così, senza scottarci. E anche qui rigorosamente, senza prendere alcuna misura. Voilà, prima da una parte. Se siete brave con la macchina da cucire, fatelo con la macchina da cucire, a me non ne dovete parlare, io forbici e colla a caldo, in modo che da tutti e due i margini la strisciolina risulti rifinita. Ce ne vorranno tre. Fatto questo, facciamo 1 e 2, cioè assottigliamo i bordi e pieghiamolo in dentro, così, in modo che proprio dall'esterno risulti tutto ben rifinito. Voilà, quindi pieghiamolo a V ad angolo e poi richiudiamolo su se stesso. Ok, fate 3 di queste striscioline e adesso appiccichiamo tutto attorno a celare l'attaccatura delle singole striscette. E voilà, tutto il nostro vaso anche dentro è bello e sistemato, insomma non si vede più l'attaccatura delle fascette. Adesso o lo guarniamo con questa passamaneria, così, oppure lo guarniamo con dei passaggi di cordoncino, così. Io questo qui, per una questione di velocità, lo guarnisco tutto con la passamaneria. E allora cosa faccio? Sporco di colla a caldo la parte superiore e comincio ad attaccare la passamaneria. E voilà, ed ecco il nostro cachepot pronto per contenere una piantina. Questo è un modello. Ora
ne faccio anche altri modelli, ma insomma la composizione è sempre la stessa. La cosa che può variare è magari mettere due o tre lacci qui al centro, insomma mettere più giri di frangine. Quindi si tratterà a variare le componenti, ma il metodo di composizione è questo. Potete versarci anche l'acqua dentro. Mi raccomando, rivestite sempre il vostro vasetto, per esempio questo che va qua dentro. Vedete come lo alloggio e lo nasconde completamente? Rivestitelo, appiccicategli tutto attorno una busta di plastica, in modo che anche se dovesse sbordare più acqua del necessario durante l'innaffiatura, quella non andrà a innalzarsi sul vaso e che rimarrà del tutto protetto ed eterno. Bene, ora ne vado a fare altri, dopodiché vi faccio tante foto e ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che belli i nostri cashpot, tutti diversi, tutti con tappezzerie diverse, io li ho fatti molto classici per abbinarlo all'arredamento di casa mia, ma se voi avete una casa più moderna scegliete dei tessuti moderni, la tela è bellissima, l'aiuta, i lini, i broccati, a seconda della casa che avete potete veramente sbizzarrirvi, motivi geometrici, cosa usare, di tutto, delle vecchie lenzuola, delle vecchie tappezzerie, delle vecchie tende, piuttosto che scampoli di stoffa che trovate ai mercatini. È un'idea molto bella per un duplice motivo: perché un bel cashpot arreda a casa, arreda quell'angolino spoglio della casa, basta poco con una bella pianta ed è subito arredo. E in secondo luogo perché i cashpot in vendita o sono costosissimi, sull'ordine delle 400-500 euro quando sono delle belle ceramiche, oppure sono bruttissimi, delle volte addirittura in plastica, cioè noi togliamo un vaso di plastica e ne compriamo un altro per coprire il vaso di plastica. E allora ricicliamo, ragazzi, riusiamo, non immettiamo altra plastica nel pianeta con la scusa di acquistare piante, che è un controsenso. Cioè riempio la casa di piante per stare meglio e poi produco vasi di plastica che butto via per comprare altri vasi di plastica per contenere piante. E allora ricicliamo quelli che abbiamo. Un'idea alternativa è anche poterli fare semplicemente di carta. Qualche tempo fa vi ho fatto vedere come creare questo bellissimo cestino, io lo uso per le cartacce, ma è totalmente in carta, potete usare anche una cosa così come cashpot, trovate il video dove c'è la I col pallino. Bene, sbizzarrite la creatività, stoffa, carta o quello che vi va, e ombretta la trovate sempre qua. Sì, sono una pazza che vi aspetta su tutti i social. Ombretta, il mio canale di lifestyle, 2 con una K, il mio canale di cucina. Vi aspetto tutti su Instagram ogni mattina, quasi ogni mattina, una diretta. E vi aspetto anche su Facebook per il grande corso di disegno. Noi ci vediamo sicuramente qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!